sono stati gli inconfondibili divanetti arancioni di fuori sacco, trapiantati in piazzetta Mercanti, a comunicare ai piacentini l'esito minuto per minuto di questo ballottaggio per le amministrative 2017. Una gara di ritorno, verrebbe da dire, prendendo in prestito lo slang calcistico, dopo la partita d'andata nella notte tra l'11 e il 12 giugno. Un'altra mini maratona notturna condotta dal direttore Nicoletta Bracchi, che dal suo salotto in trasferta ha ospitato fin dalle 23, orario di chiusura dei seggi, i protagonisti della vita politica piacentina e ovviamente i candidati sindaco Patrizia Barbieri e Paolo Rizzi, incalzati a commentare ogni qualvolta giungeva, dalla sala stampa allestita nell'aula del Consiglio Comunale, uno dei tantissimi aggiornamenti in tempo reale da parte del vice direttore Michele Rancati. Ancora una volta, la tempestività dei collegamenti e l'intellaiatura delle conduzioni hanno consentito al salotto di rendersi sfondo di un vero e proprio dibattito, seguito, oltre da una folta cornice di pubblico accorso in piazza, anche da tantissimi telespettatori a casa. Grafiche, interviste e servizi ad arricchire una diretta nella quale non sono mancati collegamenti con il giornalista Corrado Todeschi, inviato in giro per la città per raccogliere sensazioni ed emozioni a caldo di sostenitori e aspiranti consiglieri. Una vera e propria maratona conclusasi a notte fonda con il primo discorso ai cittadini da parte del neoeletto sindaco Patrizia Barbieri, seguito poi dai festeggiamenti dei sostenitori, ripresi passo per passo dalle telecamere di Telelibertà. La diretta è stata trasmessa in streaming anche sul sito liberta.it, dove i piacentini sono stati aggiornati in tempo reale sui risultati dello spoglio e sulla pagina Facebook di Editoriale Libertà.